Ben ritrovati a Storia, oggi accendiamo i riflettori sull'alcolismo, un tunnel dal quale si può uscire come vedremo nel corso di questa puntata. Siamo stati ad Avigliano dove è presente il Kairos, un club che aiuta le famiglie nel difficile percorso di fuoriuscita da questa dipendenza. Vicepresidente del Club Kairos di Avigliano e Bonifacio Pizzocchi, ex alcolista, che oggi nel ruolo di servitore insegnante va in aiuto a chi come lui si è trovato a fare i conti con questa dipendenza. Io ho iniziato a bere per solitudine. Mi sono trasferito qui in Basilicata per lavoro. Mi sono trovato a Tito, in un paesino piccolo. Andavo sempre in questo bar dove trovavo questi amici e iniziavo a bevere con loro. Però giorno dopo giorno, fin quando sono arrivato a bere anche 22 birre al giorno. Con le persone non c'era più colloquio, anche sul lavoro. Mi sono fidanzato, però riuscendo, vedendomi il sabato e la domenica, da fidanzato riuscivo a mascherare, perché non bevevo quei due giorni, quindi... Però dopo col matrimonio era impossibile, quindi uscivo dal lavoro. Mi ritrovavo al bar, non mi ritrovavo a casa. Mi sono reso conto di toccare il fondo quando avevo mia figlia piccolina, quindi forse quello è l'input che ti dà di o mi faccio aiutare, perché con una bambina piccola e magari la famiglia che si distrugge, quindi si capisce che tocchi il fondo e quindi devi dare un limite. E quindi con mia moglie, che mi ha sempre aiutato e mi aiuta ancora anche in questi percorsi, è sempre vicina, ho cambiato paese da Tito e sono venuto qua da Avigliano. Quindi ho lasciato tutta la vecchia i vecchi amici, le vecchie abitudini e sono andato al CERT. Quali conseguenze ha avuto l'alcol sul tuo fisico, a livello fisico? Sul mio fisico niente, perché ho fatto in tempo a farmi aiutare. Ho iniziato il percorso con i psicologi e non ho avuto bisogno di farmaci e di ricoveri, ce l'ho fatta solo col club, con la mia forza di volontà e con il club e con la famiglia, mia moglie vicina. Ho iniziato questo percorso nel club dove andavo tutte le settimane, che ho un mutuo aiuto, e mi trovo adesso... Sei passato dall'altra parte? Sono passato dall'altra parte. Sono 2 anni servitore insegnante. Che significa servitore insegnante? Aiutare le persone in difficoltà. La figura del servitore insegnante è centrale nei club alcolologici, qui ognuno è responsabile dell'altro nel percorso di fuoriuscita dalla dipendenza, nella quale si può cadere ad ogni età e per motivi diversi.
ci si ritrova in questo problema senza nemmeno accorgersene, perché l'alcol purtroppo è presente nella quotidianità, quindi è presente dappertutto. Si parte questa modalità di approcciarsi all'alcol con la bevuta sporadica ed è proprio questo il pericolo, perché facilmente si entra in coma etilico. E poi man mano si entra in questo vortice dove dopo è difficilissimo uscirne. Anche se oggi abbiamo delle leggi che puniscono la vendita di alcol ai minori, però chiaramente data la grande distribuzione è praticamente impossibile controllare questo fenomeno. Oggi nelle famiglie è una condizione normale l'uso dell'alcol. Io parlo per la mia esperienza personale, da ragazzino l'alcol era presente a tavola. La cultura delle famiglie è questa, un bicchiere di vino fa buon sangue. Quando si è dipendenti? Si è dipendenti quando il bisogno della sostanza diventa un bisogno impellente, diventa un bisogno che elimina tutti gli altri bisogni. La sostanza diventa l'unico pensiero dominante, diventa l'unico pensiero fisso della persona, il quale fa girare tutta la sua vita intorno alla sostanza. Cosa bisogna fare quando ci si rende conto di trovarsi di fronte ad una dipendenza? Allora, l'atteggiamento principe più importante è quello di appunto avere consapevolezza, di prendere consapevolezza del problema. La consapevolezza del problema purtroppo non è immediata, perché tutte le persone dipendenti pensano di poter vincere la sfida con la sostanza. Fino a quando il comportamento dipendente non diventa veramente molto importante, molto dannoso per la vita, allora la persona ancora non vuole accettare. Ci sono tante persone che magari vengono al club e poi dopo un po' se ne vanno, perché magari o non vengono accompagnate, perché il club non bisogna venire da solo, bisogna venire sempre con un familiare. Diciamo anche che ci sono le ricadute, noi le chiamiamo ricadute asciutte e ricadute bagnate al club. Ricadute asciutte è ritornare ai comportamenti sbagliati che si facevano quando si faceva uso di alcol. Ricadute bagnate, ritornare a bere, però l'importante è che a club si parla e si trova il motivo per quale motivo si è ricaduto. Ogni percorso insomma ha la sua durata, penso, durata. Però andiamo da un minimo per esempio di quanti mesi? Non esiste, nel club non esiste mesi, nel club inizia il percorso che dura sempre. Come Bonifacio, anche Caterina è riuscita a superare la sua dipendenza dopo essere entrata due volte in comunità, aiutata dalla famiglia ma anche dall'azienda in cui lavora. Oggi da servitrice insegnante nel club Colibri a Potenza, aiuta gli altri a ritrovare il sorriso e la voglia di vivere. Io non ti so dire quando ho iniziato a bere, perché la data in cui si inizia non la si conosce sempre, però ti posso dire la data in cui ho scelto di smettere, che era il 27/6/2016. Del tutto, già avevo provato altre volte insieme a mia madre, però sembrava ci fossi riuscita, ma c'era sempre qualcosa che mancava. Infatti la seconda volta che sono entrata in comunità da sola col mio cervello ci sono riuscita. La tua era una dipendenza dall'alcol? Da alcol, psicofarmaci,
cannabis pure. Cosa bevevi? Tutto. Ma quanto bevevi? Tanto, tanto. Non è quanto bevi, tanto perché lo fai. Io ho iniziato come tutti, penso, per piacere, e poi invece tra vari problemi che mi sono accaduti, non li voglio usare come giustificazione perché ognuno sceglie di fare la vita che vuole, però sono andata via via peggiorando. Quando ti sei accorta che eri dipendente dall'alcol? Me ne sono accorta quando vedevo mia madre piangere, mia sorella piangere. Io avevo solo mia madre e mia sorella, la famiglia eravamo noi tre. Poi mia madre ha conosciuto un compagno che adesso è rimasto con noi, solo che lei è venuta a mancare quasi 4 anni fa e io ho avuto una ricaduta dopo la sua morte. Sono entrata di nuovo in comunità e adesso sono qua, che non bevo da parecchio ormai. Per te cosa significava bere? Era una scappatoia, ti faccio l'esempio più banale, cioè il giorno magari accompagnavo mia madre in ospedale, la sera facevo questo. Poi diciamo la cosa si è ribaltata anche un po' sul lavoro, perché giustamente si vede se una persona ha un problema o meno. Sono stata molto fortunata ad aver avuto la famiglia a fianco, io una famiglia molto numerosa, e anche fortunata a lavorare dove lavoro, perché non è da tutti tenere un dipendente che va 2 volte in comunità. Bonifacio ci diceva che era accompagnato da cattive amicizie, nel tuo caso invece? Nel mio caso, io venendo da una realtà di paese, cioè me ne andavo nel bar pure da sola, oppure mi compravo le bottiglie al supermercato e me le bevevo da sola a casa, perché prima lo fai tipo per integrarti un po' socialmente, poi invece cominci a renderti conto che è un problema quando lo cominci a fare sola a casa di mattina, cioè quando la giornata gira solo intorno al bere, tipo io sposto un appuntamento perché prima devo bere. Ci dicevi che tu acquistavi l'alcol sì. Anche al supermercato. Sì, è che quello è il problema dell'alcolismo, perché purtroppo è accettato socialmente. È una droga legale. Per quello che ho vissuto io vorrei che meno persone possibili lo vivessero, insomma. E quando vedo una famiglia che ritorna felice, cioè io sono più felice di loro, questo è. I club alcolologici presenti in Basilicata fanno capo agli ACAT, l'associazione che li riunisce tutti. Abbiamo raccolto altre 2 testimonianze che andiamo subito ad ascoltare. Sono arrivato a fare questo percorso per una scelta forzata delle mie figlie. Io sono vedova dal 2013. E a causa del problema ho rischiato di perdere la famiglia. Perché l'alcol procura tanti danni, guai. E... Lei parla di danni, a che cosa si riferisce? Danni a me stesso, alla famiglia, incidenti con le macchine. Nel momento in cui è deceduta mia moglie avevo una figlia piccola, minorenne, e ho rischiato di perderla. Allora, arrivato a questo punto, ci ho dato un taglio e ho chiesto aiuto. A oggi posso dire che realmente ho fatto un grande lavoro su me stesso e continuo a farlo tutti i giorni, che sono un membro di club attivo, le ripeto, un servitore insegnante, quindi mi occupo della gente come gli altri si hanno occupato di me. È riuscito a salvare qualcuno da questa dipendenza? Sì, un po' di amici sì, qualcuno sì e qualcuno addirittura è deceduto.
iniziato da piccolo ad assaggiare il vino a tavola, come in tutte le famiglie, come dicevo prima. Ci si ritrova piano piano nel problema senza rendersene conto. Si passa molto facilmente dalla gioia, dalla sofferenza pura, e iniziano i problemi in famiglia che non sono semplici poi da risolvere. E io sono stato proprio sul punto di perdere la mia famiglia. Grazie a mia moglie che per prima si è resa conto, perché noi chiaramente non ci rendiamo conto di quello che ci sta succedendo. Mia moglie, che se ne è accorta prima di me, mi ha invogliato a iniziare questo percorso e oggi sono qua a testimoniare che è possibile uscirne e ricominciare con una nuova vita. Il momento in cui lei ha deciso di dire basta, se lo ricorda? Sì, i litigi erano sempre più frequenti, quindi in casa non c'era più la tranquillità, e in uno di questi momenti di grossa sofferenza ho capito che dovevo fare qualcosa, e con l'aiuto di mia moglie mi sono approcciato al centro alcolologico di Chiaromonte, al CREA di Chiaromonte, e da lì ho iniziato questo percorso. E ad oggi sono 8 anni che sono fuori da questa problematica. Un unico denominatore comune, forse, che accomuna un po' tutte queste persone, tutte queste storie, è la consapevolezza di aver riguadagnato la propria dignità, di aver riguadagnato i propri affetti, di aver riguadagnato la propria stima personale. Il messaggio positivo che io vorrei dare con lei è questo: credere nella possibilità di farcela, perché è possibile. Il messaggio che vorrei mandare è non vergognarsi. Il club può aiutare, si può uscirne fuori. Nemmeno io credevo che ne uscivo fuori. Avevo paura di entrare nel club, perché quasi che vado a fare. Però quando sono entrato nel club, vedendo le altre persone, ho detto tra me, ma se ce l'hanno fatta loro, perché non ce la posso fare anch'io? La tua vita com'è cambiata? Tanto è cambiata. Nel sociale, con la famiglia. C'è qualche storia che ha segnato in modo particolare il tuo percorso all'interno del club che ti ha colpito? Ce n'è tantissima. Ti posso dirne solo una, che è un signore con il quale bevevo adesso nel mio club. E io quando l'ho visto, cioè, mi sono messa a piangere, ho detto, cioè, è bello, perché prima stavamo insieme al bar a bere, adesso invece facciamo la stessa cosa. Oggi a chi vorresti dire grazie? Io vorrei dire grazie a mia madre, che è l'unica che ha sempre creduto, lei e mia sorella hanno sempre creduto in me, anche quando ero in uno stato pietoso. A chi si dovesse trovare in difficoltà, magari ci sta guardando, che cosa gli vorresti dire? Io dico che chiedere aiuto è un grande atto di coraggio, perché non vuol dire essere deboli, ma essere forti. E ce la possiamo fare tutti, se ce l'ho fatta io, che ero un caso disperato, ce la possiamo fare tutti, l'importante è scegliere di vivere, questo è quello che dico sempre.
E noi facciamo nostro il messaggio di Caterina, diciamo sì alla vita. Storie torna domenica, come sempre alle 15.30, in replica alle 21.30. Vi ricordo che per partecipare alla nostra trasmissione o anche per inviarci suggerimenti potete iscriverci al nostro indirizzo mail storie.lanuovatv@gmail.com. Arrivederci alla prossima puntata.